A causa di un'agitazione del personale di studio, oggi il telegiornale andrà in onda a reti unificate. Roma. Preoccupanti i dati sulla disoccupazione in Italia, che quest'anno è salita per la prima volta a 3 milioni di unità. Roma. Stabili i dati sulla disoccupazione in Italia, che quest'anno si è mantenuta sui livelli dello scorso anno, 900.000 unità. Roma. Confortanti i dati sulla disoccupazione in Italia, che quest'anno è scesa ad appena 500.000 unità. 3 milioni sono i disoccupati in Italia. Questa è la cifra ribadita nel corso di una tavola rotonda sul tema svoltasi questa mattina a Roma. 900.000 e basta sono i disoccupati in Italia registrati dall'Istituto... L'Istituto di Rilevazione? Esatto. E lo ha detto a me. Sono appena 500.000 i disoccupati in Italia. Mamma mia, quanti sono i disoccupati in Italia? La cifra ufficiale è infatti di 3 milioni di unità. Non ce potemo lamentare, ha così commentato il ministro di fronte alla cifra dei disoccupati in Italia, 900.000 unità. Liquidata per sempre la cifra sui disoccupati in Italia, che comunque sono solo 500.000, passiamo alle notizie dall'estero. Mosca. È inutile che scantoni con le notizie dall'estero. Tanto i disoccupati rimangono 3 milioni. Quanto sei acida quando fai così. Non cambierai mai. Sei tu che mi porti all'esasperazione. Ho divorziato anche per questo. Cosa vai farneticando? Divorziamo perché tu eri gelosa di Gina, tua cugina. No. Sì. Roma. Il passaggio dall'incontro alle trattative è ancora lungo. Bisogna prima accordarsi su che cosa discutere. Fatela finita, non ne usciamo più. Se sapesse come mi ha avvelenato la vita, credevo di impazzire. Non gli creda, è un fetentone. Roma. A seguito degli scontri tra moglie e marito, non mettere il dito. E non mi tirate in ballo perché non ne voglio più sapere di queste storie. Sì, finiamola. Roma. Chi ha più saggezza la usi. E comunque i disoccupati in Italia rimangono sempre 3 milioni. No, sono 500.000. A ridaglie costi disoccupati. Sono 3 milioni. Sono 500.000. No, 900.000 sono i disoccupati. No, sempre no, contraddire, ma vedi cosa sei acida. Se ti dici che sono 500.000. Ma siamo sposati che sei. Ah, allora dilla a te, no, dilla a te. Sono 500.000. Sono 3 milioni. No, sono 500.000. Sono 500.000. Sono 3 milioni. Va bene, allora la dici te la notizia. Adesso ti sei offeso. Oh. Dai, sei offeso. Oh. Dai, vieni. Ma vuoi di te, chi la... Perché ti sei offeso? Oh. Ecco, siamo in un momento di alta tensione del nostro giornale. I nostri colleghi si sono appena scannati. Facciamo pace? No. Pace. No. Dopo siete, qui, no. Pare che le trattative procedano bene. No. Si tenta una riconciliazione, come potete vedere. Dici la notizia non la dico. Dai, che ti piace tanto. Non la dico la notizia dall'estero. No. La zia. Ciao. Ciao, zia Rosa. Ciao, fai ciao, zio. Fai ciao, zia Rosa. Ma no, così. E dai. Mosca. No. Dai, dico. La dico. No, tanto non la dico. Ma perché non la dici? Anna? Sì, Massimo. Cosa fa? La dice la notizia? No, non la dico! Non la dice, non ce n'è nessuno. Ecco, scusate, siamo in attesa di avere notizie dalla notizia, ci dovrebbe giungere notizia fra qualche istante di questa notizia, appena la prima notizia. Mi piacciono tanto le notizie. No, vuoi fare saputella, sempre te. No, sì, adesso abbiamo fatto parte. No. Di notizia dall'estero ti piace No, non la voglio dire quella di Mosca. Perché non la vuoi dire? Ne voglio dire un'altra. Quale vuoi dire? Quella di San Pietro. No, amore mio, sei troppo piccolo per quella di San Pietro. No, quella di San Pietro. C'è Mosca, anche non me ne frega niente di Mosca. Uno di San Pietro. Il collega si indigna sulla notizia di San Pietro, quindi procediamo. Roma, ricevuti oggi a Piazza San Pietro. E adesso che cosa c'entro io di espressione italiana?